Stasera abbiamo voluto aprire le danze con uno sguardo a tutti quelli che sono i palinsesti di Rete 7, un palinsesto ricchissimo. Saranno tante, tantissime le trasmissioni che andranno in onda ogni sera in diretta, come sempre su Rete 7. Saluto anche gli altri ospiti, come dicevo, un continuo rimpallo, dunque uno sguardo anche ai tanti volti che fanno bella Rete 7, lo vogliamo dire. Rosalba Nattero, ciao, ti do un bacio perché ho voluto tenerti per qua, ultima. Sì, perché veramente grazie. Per te una presentazione speciale, Rosalba, perché tu sei, e io le condivido davvero molto le tematiche che tu tratti, lo voglio dire, animali, difesa il benessere animale, dell'ambiente, il benessere dell'ambiente, cioè la difesa Gaia, dell'ambiente. Il nostro Gaia, volto sì. del mondo positivo che vogliamo, esatto, che vogliamo raccontare. Esatto, è un sogno che noi vogliamo raccontare, ma è un sogno che diventerà realtà e di questo ne posso essere più che certa. Sì, e ne parleremo. Se si occupa di animali mi adotta, io sono una specie in via di estinzione. Scusa, i preti, secondo cioè, te, mi adotta. Dan, perché ti abbiamo messo vicino a lei secondo te? Perché inizio a osservarti e poi ti mettiamo sotto tutela. Me lo chiedo anch'io. Dobbiamo solo capire in quale settore animale metterti e questo potrebbe essere in quelli in via di estinzione. Stai zitto, stai bravo un attimo. Ah, dicevo, sarà una lunghissima serata. Adesso però si diceva l'ambiente, la tutela degli animali, anzi di tutti gli esseri senzienti. Benissimo. E viventi, vero Rosalba? Che questa è una cosa importante da sottolineare. Gli animali non sono cose, gli animali sono esseri senzienti, purtroppo le ideologie, le religioni, le mode, ma più che altro le ideologie, le religioni e l'aspetto economico li fa passare come fossero delle cose e quindi accettiamo delle aberrazioni senza senso, degli olocausti che peggio di così non possono esserci, perché gli animali non sono solo il cane e il gatto che abbiamo in casa, gli animali sono i cinghiali, sono le pecore, sono tutti quelli che noi abbiamo nel piatto, che molti, io no, molti accettano di avere nel piatto. E com'è possibile che venga accettata un'aberrazione del genere? Non sono delle cose, sono esseri che quando hai a che fare con loro ti accorgi che sono sensibili e comunicano con te come fossero delle persone. Quindi siamo molto ipnotizzati per accettare una cosa del genere, molto. Quali e sono, quindi parliamo ecco, di queste ecco, cose. Infatti, le resistenze maggiori che incontri, anche perché sappiamo che tu incontri molte persone, hai un'associazione, ti occupi in maniera attiva di tutela e rispetto degli esseri viventi. Ecco, quali sono, parlavi di aberrazioni, le aberrazioni peggiori che hai dovuto raccontare, perché ricordiamo, sei anche una giornalista che purtroppo racconta ce ne cose. Sono tantissime. Contro cosa dobbiamo combattere? Insomma? Dobbiamo combattere con la mentalità, con una mentalità che è specista. Infatti nella nostra trasmissione parliamo di antispecismo, parliamo di non solo di animalismo ma anche di antispecismo, cioè gli animali sono esseri senzienti, sono persone. Ecco, io sogno un mondo dove non ci sia più questa barriera uomo-animale. Sogno un mondo, è quello che proponiamo nella nostra trasmissione, un sogno che si realizzerà, inevitabilmente si realizzerà, perché se no non avremo neanche più il pianeta dove abitiamo, perché si sa che la maggiore causa di inquinamento sono gli allevamenti intensivi, è una cosa ormai risaputa, però questo viene passato un po' sotto gamba, no? Si parla tanto di ambiente, di inquinamento, eccetera, ma non della maggiore causa di inquinamento. Se tutto non si ridurrà il consumo di carne, l'hanno detto le grandi organizzazioni, comunque la CO2 nell'aria andrà ad aumentare, esatto, e chiaramente esatto. Tutti gli effetti sull'ambiente saranno. Quest'anno purtroppo sai che ma infatti abbiamo. Ecco. Allora facciamo così, Rosalba, se sei d'accordo, sì, l'abbiamo vai. Visto anche sul sito di SS Gaia. Insomma, insieme a te noi abbiamo avuto un grande amico, certo, di Rete 7 che con te appunto ha condiviso tutti quelli che sono gli ideali, ha voluto condividere anche con noi un bel pezzo di strada in sì. Conduzione di SS Gaia. Parliamo di Giancarlo Barbadoro che ci ha lasciato. Allora noi lo vogliamo ricordare così, l'avevamo ricordato nei nostri telegiornali, anche questa sera lo vogliamo con noi qua. Ecco qua. Giancarlo
Barbadoro, giornalista, scrittore, poeta, musicista e conduttore della nostra trasmissione SOS Gaia insieme a Rosalba Nattero. Il suo campo di studi principale è stato quello delle tradizioni celtiche e preceltiche e dei popoli naturali del pianeta, nel loro aspetto filosofico e mitologico. Da sempre impegnato nelle battaglie per i diritti di chi non ha voce, nel 2001 aveva fondato la Eco Spirituality Foundation Onlus, un'organizzazione in uno stato consultativo con l'ONU, con uno staff composto da nativi americani, australiani ed europei, che lavora alla tutela della spiritualità e dei luoghi sacri dei popoli naturali. Si è sempre battuto anche per i diritti degli animali, tema che lo appassionava profondamente e a cui ha dedicato molte delle sue poesie. Alla sua famiglia le condoglianze da parte di tutti noi. Allora Rosalba, noi lo vogliamo qua con noi, grazie. Lo vogliamo ricordare, sicuri che appunto in qualche modo sia qua con noi. Sì, non sappiamo in quale forma, ma sicuramente questo la missione va avanti, lo vogliamo dire. Anche per questo, perché io in fondo Giancarlo era un visionario, era un precursore, un sognatore. E quello che diceva lui 30 anni fa, adesso lo stanno scoprendo, lui parlava già di animalismo e antispecismo 30 anni fa, quando neanche ancora si erano uso comune questi termini. E questo sogno lo vogliamo portare avanti. Nella nostra trasmissione porteremo avanti questo sogno che diventerà realtà inevitabilmente. Bene, senti Rosalba, io vorrei chiederti anche per i nostri telespettatori quando torni in onda e quali saranno le tematiche di questa nuova stagione. Beh, sarà già l'ottava stagione, quindi andrà in onda a novembre. Le tematiche saranno non solo gli animali, non solo l'ambiente, non solo gli animali, non solo l'ambiente, ma anche i popoli nativi, perché noi, sia io che Giancarlo, eravamo e siamo stati all'ONU proprio per portare avanti le istanze dei popoli nativi, dei loro luoghi sacri, la difesa dei loro luoghi sacri e delle loro tradizioni. Purtroppo le religioni molte volte hanno seppellito sotto una coltre di banalità e proprio anche nei luoghi sacri non se ne sa niente di questi luoghi sacri, in realtà ci sono e devono essere tutelati. Quindi noi porteremo anche dei nativi qua in trasmissione. Porteremo anche il garante dei diritti animali che, come sempre, Morricone, una persona veramente stupenda. Stupenda. Sì. Poi, insomma, è molto preparata. È veterinario, se non sbaglio. Sì, è veterinario, garante dei diritti animali. Ecco. Quindi, qua la Foundation, esatto, di Eco Spirituality Foundation. Infatti, ecco. Lui ha attivato l'Eco Spirituality Foundation proprio per diffondere il concetto di ecospiritualità. Perché secondo lui, e io appoggio questa visione, l'ecospiritualità può essere la risposta ai mali dell'umanità, perché tutto deve partire da una armonia interiore. Se tutti fossimo armonici, non ci fosse egocentrismo, ma sarebbe un mondo fantastico, no? E quindi, in fondo, proviamoci a costruirlo, e tu ci aiuti. Quando torni in onda, Rosalba? A novembre, quindi ti aspettiamo, naturalmente gli appuntamenti sono sempre le fasce, sempre giovedì sera, sei dei nostri, perché prima arrivi tu e poi ci siamo là. Grazie Rosalba. Grazie. Io vorrei un attimo chiamare Dan, se riesco a farti un attimo portare Laura seria, sì, ma tanto tu sei bravissima in questo, rispetto anche a quanto diceva Rosalba, questo è vero, no? Adesso forse è cambiato, ma un tempo c'era un po' una scissione tra esseri umani e animali, anche a livello religioso. Tu cosa dici? E ti chiamo in causa in quanto sacerdote, lo voglio anche dire. C'è il passo della Bibbia in cui Dio chiama l'uomo a dare il nome alle cose. Il dare l'uomo non significa essere il padrone delle cose, della natura, del mondo intorno a sé, ma essere responsabili dell'armonia del creato. E noi questa armonia, cioè la responsabilità di questa armonia, ogni tanto ce la dimentichiamo. Noi abbiamo questa responsabilità qui. E dare il nome alle cose. Anche a Papa Francesco, allora, perché lui potrebbe con una parola graziare milioni di animali.
Perché non glielo dici tu che hai contatti, penso. Io tutti i giorni. Tutti i giorni, proprio lui è cosa così. Cioè, quando non sa, lui dice, a papa.francesco@gmail.com tutti i giorni. Mi chiama sempre, signora, soprattutto per dire, ma oggi come vesto? Io di solito, ecco, visto che mi chiama il mattino presto, gli dico, di bianco, eminenza. Cioè, no, però veramente, cioè, io sottolineare invece questa cosa, e voglio vedere il lato positivo, davvero, come da tante trasmissioni si può trovare un intreccio importante, e quindi insomma, scusate, ma non riesco a star seria io con Dan, io ci provo a chiamarlo in causa, non ce la facciamo. Allora, bene, Rosalba, ti aspettiamo, tu fai parte, grazie, appunto, della nostra, certo, grande famiglia Danni. Grazie a voi. E torni con noi, Dan, non ci liberiamo di Dan, rimane qua, quindi mi tocca, ma forse questo blocco riesco a cacciarti fuori, forse riesco. Faccio la pausa, un quarto d'ora. Vai fuori per questo, cioè, prossimo blocco, perché ho bisogno anche un attimo di respirare. Allora, diamo la linea alla regia, tra poco cambio di ospiti, altre trasmissioni, altre news, a tra poco.